Muoio. Eccoci finalmente qui con il miglioramento del municipio, visto che la popolazione sta crescendo, che ci permette di aggiungere i servizi idrici, il dipartimento dei servizi idrici. Ciò ci consentirà appunto di poter costruire sia il sistema di per le acque reflue, per lo smaltimento, e sia anche il sistema per il pompaggio dell'acqua, per fare a meno delle semplici pompe, quei serbatoi, quelli da 3.500 simoleon. A riguardo avrò da suggerirvi un bel trucchetto da usare sempre in qualsiasi città, per poter avere acqua infinita, anche in quei luoghi dove scarseggia e finisce subito. Bisognerebbe quindi comprarla ad altri della regione, purtroppo, quando si ci ritrova senza acqua. Invece, facendo questo bel procedimento, avremo la nostra bell'acqua infinita per sempre. Poi, concedetemelo, ma prendete la parola per sempre in modo relativo, visto che per come vanno i server della EA non si sa quanto durerà la vostra città. Allora, passiamo a spiegare come funziona. In pratica, come si potrà anche leggere dai commenti, è sufficiente piazzare vicini sia l'impianto di smaltimento dell'acqua reflue, quello avanzato, e sia l'impianto di pompaggio dell'acqua, sempre avanzato. Ciò appunto ci permetterà quindi una sorta di ciclo continuo, che partendo dalle acque reflue di smaltimento dei cittadini, facendo appunto tutto il percorso classico e solito per le strade, arriveranno all'impianto delle acque reflue, che scarica tutto in quella zona, compresa appunto l'acqua che è presente nella porcheria cittadina, e di conseguenza ci sarà successivamente l'impianto di pompaggio avanzato, che, essendo proprio nelle immediate vicinanze, preleverà l'acqua dal terreno, che appunto, essendo piazzando appunto le pompe avanzate, provvederà a depurarla rimettendo nella rete pubblica l'acqua già depurata. Bel trucchetto, che ne dite? Vabbè, ringraziatemi come si deve nei commenti, mi raccomando. Quindi, tenetelo sempre a mente e sfruttatelo ogni volta che costruite una nuova città, per non dovervi più preoccupare della fine dell'acqua nel sottosuolo, perché questo praticamente vi darà sempre acqua infinita, sempre che non la fixeranno. Poi qua, ok, vediamo un po' le tasse. Allora, piazziamo, posizioniamo la centrale dei bus in modo da ricevere il servizio sia in città che per i viaggi nell'intera regione da parte dei turisti. Infatti questo edificio dovrebbe appunto essere quello che permette anche i viaggi all'esterno. Anche questo proverò a piazzarlo nell'immediata vicinanza dell'autostrada, per vedere se si hanno dei vantaggi allo smistamento del traffico.
magari la popolazione lascia la macchina e prende il bus per girare in città, piuttosto che, insomma, riempire tutte le strade. Quindi vediamo un po' qua. Potrebbe essere... Sì, dai, mettiamolo in questa posizione. Mettiamo qui. Sì o no? 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 Sì. Aggiungiamo i bus, più ce n'è, è meglio è. Peccato che non abbia spazio per aggiungerne altri. E niente, iniziamo a piazzare anche le fermate dei bus. Allora, partiamo da questo lato. Saranno utili queste per le attività commerciali, quindi appunto proprio per i turisti. Ne piazziamo un bel po', senza esagerare però, altrimenti tra tutte le fermate da fare i bus impiegheranno troppo tempo a completare il giro intero, completo. Quindi di conseguenza poi ci saranno i cittadini in attesa nelle fermate successive che dovranno attendere troppo, con la conseguenza che si stancheranno di aspettare. E andranno a piedi con relativo malcontento comune che si ripercuote sull'intera reputazione. Purtroppo niente. Vabbè, per ora le mettiamo solo qua, nella zona industriale evitiamo. Purtroppo, come si può vedere già in queste immagini, il traffico nelle prime vie qua in basso è già ridotto male, per colpa dei negozi e servizi commerciali messi in quella zona. Ma che dire, vedremo come provare a risolvere nelle prossime puntate, dai. Beh, vi saluto, ci sentiamo al prossimo video. Ciao, salut!